Ladies and gentlemen, welcome on Zaius Web Network, in Zaius Web Radio, con il vostro caro Gianluca che vi dà un calorosissimo ben ritrovati per una nuova puntata di The Rock Band History, giunta alla sua seconda stagione, il suo secondo anno, la seconda edizione che va in onda qui su Zaius Web Radio di Zaius Web Network in www.saiuswebnetwork.net, il nuovo blog che vi consigliamo di andare a vedere, davvero strepitoso. I complimenti di cuore vivissimi al grande Saiuz per questo gran lavoro. E siete giunti alla 48esima puntata lineare dell'anno scorso, la seconda di questo nuovo anno 2013, con questa rubrica a cura del sottoscritto, il vostro Gianluca. E naturalmente vi parlo sempre della storia delle rock band che hanno fatto davvero grande il rock nei decenni ed hanno calcato i palcoscenici di tutto il mondo, qui on Zaius Web Radio. Bene, stiamo parlando degli Who, cari amici, questa grandiosa, strepitosa band che ho avuto il piacere, nonché l'onore, di vedermi dal vivo nello scorso decennio. Vi consiglio di andarveli a vedere se vi capita l'occasione. Ma prima di riprendere con la storia degli Who, dove eravamo rimasti la settimana scorsa, vi ricordo che questa puntata appunto va in onda tutti i giorni qui su Zaius Web Network, in Zaius Web Radio, questa puntata specifica, dal lunedì 21 gennaio 2013 alla domenica 27 gennaio 2013, e ogni giorno, dal lunedì alla domenica, alle ore 00, cioè a mezzanotte, con il primo appuntamento della giornata appena iniziata, per poi ritornare alle ore 6 del mattino, alle 12, ovvero a mezzogiorno, ed infine alle ore 18, ovvero alle 6 di sera, con l'ultimo appuntamento della giornata, che poi finirà sempre e rigorosamente orari italiani, ovvero CET, Set Central European Time. Bene, cari amici, ci trovate anche oltre che sul nostro blog www.saiuswebnetwork.net, dove vi aspettiamo sempre con le vostre richieste, con i vostri post per scriverci, sempre in Facebook, che nella pagina Facebook con il nome, adesso è tutto nuovo anche lì, Zaius Web Network, e ci trovate appunto come blog e sito di intrattenimento quale Zaius Web Network è. E inoltre, sempre con Twitter, ci potrete seguire con il nome chiocciola Zaius, tutto attaccato, minuscolo. Poi, mi raccomando, in YouTube troverete le cose che il grande mitico Zaius vi carica per voi con Zaius Radio, tutto attaccato. Troverete le nostre trasmissioni, rubriche e quant'altro va qui in onda su Zaius Web Network. Vi ricordo, infine, le nostre email, gli indirizzi di posta elettronica presso cui scriverci, che sono info@saius.com, luca@saius.com, sempre per contattare Zaius Web Network, anche per venire ospiti delle nostre trasmissioni, della nostra consueta trasmissione di punta dei lunedì sera in diretta live dalle ore 22, dalle 10 di sera ore italiane, con vari ospiti e artisti. Quindi anche se voi avete qualche gruppo, volete partecipare, contattateci e venite pure, vi aspettiamo a braccia aperte naturalmente. E poi infine, per chi volesse scrivere a me, a sottoscritto, sempre con gianluca@saius.com, per qualsiasi cosa riguardi appunto questa mia rubrica The Rock Band History. Se volete che io, Gianluca, vi parli o parli della vostra rock band o di qualsiasi altra cosa, contattatemi pure, e della mia pagina Facebook personale appunto con Gianluca Mancuso, e quindi gianluca.mancuso@email.it è il, diciamo così, l'email, nome con cui mi potrete trovare facilmente, e vi aspetto. Bene, allora cominciamo e riprendiamo con la storia dei The Who. Eravamo rimasti al 1973, negli anni 70, quindi con Who's Next, che fu seguito nel 1973 appunto da Quadrophenia, questo disco che si avvicina più a un monologo che è un'opera rock vera e propria. Infatti troviamo al suo interno solo poche parti cantate da altri elementi, nonostante ciò forse l'album in assoluto più famoso della band dopo Tommy. Il filo conduttore di Quadrophenia, questa veramente opera importantissima dei The Who, è la storia di un adolescente di nome Jimmy, riguardante la sua ricerca di identità e i connessi poi problemi mentali, i quali poi vengono inseriti nel contesto della lotta tra Mods e Rockers dei primi anni 60 in Inghilterra. In parte
particolar modo poi anche, diciamo così, delle lotte fra le due fazioni di Brighton, che vengono risaltate veramente con lo stile veramente, dico, british dell'epoca, e che si contraddistingue anche nei film di quel periodo di violenza, naturalmente. Il disco riprende circa 5 giorni della vita del ragazzo, fino a che, disperato perché i suoi tentativi di costruirsi una vita sociale sono davvero vani, e viene così cacciato di casa dai genitori, quando poi si scopriranno che il figlio conservava del blues, una sorta di droga, naturalmente non il blues inteso come musica. E successivamente iniziano le sue disavventure che, contrariamente a quel che di solito si crede, non terminano però in modo tragico. Infatti, nella scelta del finale del film, tratto dall'opera rock, che poi è la stessa scena iniziale, Jimmy si allontana dalla scogliera dopo aver catapultato in mare la vespa di Asso, un idolo dei mod, simbolo del sogno impossibile di realizzare un'identità mod, alludendo così ad una possibile, ad un possibile ritorno alla responsabilità individuale. Infatti il film è molto pieno di significati anche in merito. E durante il tour promozionale del disco negli Stati Uniti, nel corso del concerto del 20 novembre 1973 a San Francisco, Keith Moon collassò per ben due volte sul palco. Keith Moon, naturalmente il batterista dei The Who, collassò sul palco a causa di un sovradosaggio di tranquillante per cavalli, pensate un po', e fu sostituito per gli ultimi due pezzi dello show da un 19enne del pubblico, Scott Halpin. Veramente sembra la scena di un film, da come capitò questa cosa. E gli ultimi dischi del gruppo contenevano al loro interno diversi, diciamo così, contenuti incentrati sulle vicende anche personali di Pete Townshend, e questa, diciamo così, è un po' la caratteristica anche negli album da solista del chitarrista, come ad esempio in Empty Glasses. Anche l'album del 1975, The Who by Numbers, contiene molti pezzi dai toni introspettivi. Complesso è anche il singolo Squeeze Box, e nello stesso anno venne anche realizzata la versione cinematografica dell'album Tommy, naturalmente diretta da Ken Russell, avente come protagonista Roger Daltrey, il cantante degli Who, e che valse a Pete Townshend una nomination all'Academy Award come Best Original Score. Nel 1976 gli Who suonarono al Charlton Athletic Football Ground, concerto che fu inserito per oltre un decennio nel Guinness dei primati, perché era il concerto dal volume più alto di sempre. E nel 1978 il gruppo pubblicò Who Are You, caratterizzato da un suono più orientato alle radio. Naturalmente l'album conteneva comunque una canzone da un'opera rock incompleta di John Entwistle, e la pubblicazione del lavoro fu oscurata dalla morte del batterista Keith Moon, avvenuta improvvisamente nel sonno a causa di un avvelenamento, anche qui da tranquillanti, e poche ore dopo un party organizzato da Paul McCartney. Kenny Jones, ex dei The Small Faces e The Faces, si unì al gruppo in sostituzione di Keith Moon, e nel 1979 gli Who ritornarono ad esibirsi con diversi concerti, tipo al Rainbow Theatre di Londra, altro locale storico, al Canfield Festival in Francia e al Madison Square Garden di New York. E nell'autunno dello stesso anno il gruppo acconsentì ad effettuare un mini tour negli Stati Uniti. La serie di concerti poi venne funestata da un'altra tragedia avvenuta il 3 dicembre del 1979 a Cincinnati, in Ohio. Una tribuna del Riverfront Coliseum crollò prima dell'inizio del concerto, causando la morte di ben 11 persone del pubblico, e il gruppo venne avvertito del fatto solo a concerto concluso, dato che le autorità preventivarono molti più problemi nel caso in cui il concerto venisse cancellato, e i componenti del gruppo rimasero molto colpiti da quella notizia. E sempre nel 1979 venne realizzato un documentario chiamato The Keys Are Alright, e una versione cinematografica di Quadrofenia, il film che poi riscosse un grandissimo successo nell'Inghilterra dell'epoca. Il 17 settembre, infine, del 1979, gli Who divennero il terzo gruppo, dopo i Beatles e i The Band, ad essere ospitati sulla copertina di Time Magazine.
L'articolo scritto da Jay Cox, tuttavia in maniera positiva, diciamo così, trattava i componenti del gruppo nella miglior, diciamo così, specie in cui si diceva all'epoca trattare i vari componenti della rock band, e la loro posizione nella musica rock praticamente acquistò valore e decollarono verso la vetta di quelli che furono, diciamo così, gli anni d'oro, poi gli anni 80, anche per quanto riguarda The Who. E anche questa volta, per quest'altra puntata di The Rock Band History dal vostro Gianluca, è davvero tutto. Siamo arrivati ai nostri 10 minuti dedicati a questa rubrica. Vi ringrazio davvero di cuore di essere stati al mio ascolto. Vi do un buon proseguimento qui su Science Web Networking, Science Web TV e Science Web Radio. E mi raccomando, be happy, be safe, and don't let anybody put you, make you down. And stay on time with rock and roll. Ciao a tutti ragazzi, grazie e alla prossima. Ciao!